Iniziamo ora con il warm up. Marcia sul posto per 45 secondi. Comincia a sollevare le ginocchia, le porti in alto più che puoi, almeno all'altezza del bacino. Cerca di tenere e di muovere le braccia, di tenere il braccio opposto alla gamba e di muovere anche le braccia. Solleva bene le ginocchia, se vuoi aumentare l'intensità vai più veloce, mantenendo l'altezza delle ginocchia o più piano, se sono le prime volte che lo esegui. Marcia sul posto con braccia in alto, unite ad alternate, per 45 secondi. Le ginocchia le porti sempre in alto come prima, stendi bene le braccia verso l'alto più che puoi, lo puoi fare con le braccia unite oppure alternando le braccia. Anche qui, se vuoi aumentare l'intensità, vai più veloce. Sempre o alternate o unite. Le curl 45 secondi. Porta i talloni dietro il sedere utilizzando anche le braccia. Tieni i gomiti belli alti. Butta fuori l'aria mentre vai indietro con le braccia e cerca di portare i talloni più vicino che puoi ai glutei. Quindi sali bene con i talloni. Cerca anche di muoverti lateralmente da una parte all'altra, molleggiando un po' sulle gambe. Continua a respirare, tieni le spalle sempre basse. Perfetto. Step touch e le curl 45 secondi. Unisci l'esercizio di prima allo step touch, quindi parti con lo step touch, tocchi muovendo anche le braccia e poi con i talloni vai dietro. Cerca di tenere sempre le spalle rilassate, i talloni vanno a sedere e la gamba si muove verso l'altra. Respira normalmente, le braccia sono alte, esatto, tocchi con circonduzioni braccia, 45 secondi. Fai un tocco con la punta del piede e una doppia bracciata all'indietro. Cerca di avvicinarti alle orecchie il più possibile. Respira normalmente, petto in fuori quando le braccia vanno dietro. Cerca di mantenere la bracciata più larga che puoi. Gira le braccia, passa vicino ai fianchi. Passo mezzo squat, 45 secondi.
fai un passo, poi fai un mezzo squat, utilizza anche le braccia per 45 secondi. Quando fai il passo sali, quando fai il mezzo squat scendi. Cerca di avvicinare i piedi quando fai il passo. Ricordati di respirare. Usa sempre le braccia. Calci avanti, calci indietro con braccia, 45 secondi. Mi fai due calci avanti, due calci indietro, con le braccia che si muovono. Quando calci avanti le braccia sono alternate e quando calci indietro le braccia sono doppie. Cerca di stendere bene le gambe dietro, di allungare bene le braccia, sempre avanti, alternate e doppie. Ricordati di respirare. Allunga bene le gambe, spingi indietro le gambe con le braccia che vanno avanti, tutte e due. Ricordati di respirare, spalle basse e lontane dalle orecchie. Stretching del gatto, 20 secondi. Ti giri. Tieni i piedi leggermente più larghi delle anche, guardi in alto, butti fuori l'aria, sali, inspiri, guardi su. Mentre sali con la testa, pieghi le gambe, stendi le braccia e mentre fai la gobba, guardi giù e stendi le gambe. Ultimo esercizio, scendo con le gambe tese, salgo e faccio un arco con la schiena, con le braccia che vanno dietro. 30 secondi. Arco, cerca di tenere le gambe più dritte che puoi, se non arrivi fin giù fa lo stesso, ti puoi anche fermare prima. Ma cerca di allungarti il più possibile dietro. Guarda dietro. Con la testa, in mezzo alle mani. Butta fuori l'aria mentre sali.